L'Ariofiere di Erba ospita l'undicesima edizione del Festival di Narrativa Poliziesca, la passione per il delitto, sabato 20, domenica 21 ottobre. Con noi è la giornalista Paola Pioppi, che è organizzatrice della manifestazione. Una manifestazione che ha sempre avuto come location Monticello Brianza, per la prima volta esce dalla zona del Lecchese per approdare appunto all'Ariofiere. Abbiamo cambiato la sede, ma abbiamo stravolto anche tutta la struttura del festival. Infatti, soprattutto la giornata di sabato per noi è una grande scommessa, perché storicamente per 10 anni il festival si è svolto la domenica e le serate infrasettimanali. Siamo partiti bene, perché comunque abbiamo visto che il pubblico, in buona parte quello consolidato e in parte anche quello nuovo, ci sta seguendo in questo orario sicuramente difficile del sabato mezzogiorno. È tutta da capire la nuova edizione, noi ci abbiamo messo l'impegno di sempre. Ecco, una novità per gli erbesi, quindi a questo punto vediamo di chiarire i punti base della manifestazione. I punti base sono due: da un lato c'è un calendario di incontri tra autori sia provenienti dall'Europa che dall'Italia di narrativa poliziesca, noir, thriller, comunque legati al genere, che si raccontano al pubblico. Ci sono attività per bambini, quindi c'è tutto uno spazio e una parte di calendario dedicato appunto ai bambini, e c'è la fiera dell'editoria, che è la grande novità voluta dall'Ariofiere per affiancare il festival. Quindi per tutta la giornata di sabato e per tutta la giornata di domenica il pubblico non deve far altro che venire, sedersi, ascoltare gli autori, e il festival provvede a servire aperitivi e brunch a seconda degli orari, proprio per incollare le persone alla sedia e fare in modo che non pensino ad altro che agli scrittori. Ecco, in qualità di ospiti, i nomi più significativi della narrativa italiana? Della narrativa italiana abbiamo sicuramente Massimo Carlotto, domenica, con Patrick Fogli, Piero Colaprico, Valerio Varesi, abbiamo Rosa Mogliasso il sabato, abbiamo tra l'altro Cecilia Scerbanenco, figlia di Giorgio Scerbanenco, che presenta alcuni scrittori, presenterà Massimo Gardella e appunto Varesi. Direi che i nomi di maggiore spessore in termini di pubblico di medio sono questi. Poi abbiamo una serie di autori esordienti o nuove proposte, ma comunque tutti autori che pubblicano con case editrici nazionali. Che spazio trova il poliziesco nella narrativa italiana? Trovo uno spazio molto, molto vasto, che devo dire in quest'ultimo anno, uno o due anni, editorialmente si è un po' ristretto, ma si è un po' ristretto in maniera sana, nel senso che negli ultimi 4-5 anni si era assistiti a un exploit anomalo, perché a un certo punto, quando ha cominciato a passare il concetto che il noir, il giallo funzionava, vendeva, gli editori hanno cominciato a pubblicare di tutto e si sono anche scatenati dei fenomeni come quelli dell'editoria a pagamento, dell'autoproduzione, a discapito di un controllo qualitativo, perché lo scrittore è una professione a tutti gli effetti, quindi che richiede un controllo, un monitoraggio e soprattutto una capacità intellettuale e artistica. Adesso, dopo questo exploit innaturale, il pubblico che non è stupido, il lettore non è stupido e sa distinguere tra un buon libro e un libro meno buono, ha determinato le regole del mercato, quindi sostanzialmente adesso c'è stata una flessione, ma che è la flessione che ha lasciato sul campo ciò che è meritevole e spendibile. Si diceva all'interno della manifestazione all'Ariofiere anche un particolare laboratorio dedicato ai bambini, e ne parliamo con Antonella Di Chiara, che segue appunto l'attività. Che cosa fanno esattamente i bimbi? Allora, per i ragazzi, per i bambini, organizziamo da 10 anni a questa parte, quindi questo è l'undicesimo anno, una serie di attività incentrate soprattutto alla lettura, quindi a sensibilizzare genitori, docenti e alunni ad apprezzare la lettura in quanto tale. Quindi promuoviamo il libro, organizziamo incontri con gli scrittori, oggi avremo le scrittrici della Banda delle Polpette, Carolina Capria e Mariella Martucci, mentre domani ospiteremo Peter Kulbach, che è il creatore di Mucca Emma, l'investigatrice delle valli svizzere.
Quindi narrativa anche dedicata ai bambini, e per loro ci sarà sicuramente spazio per la fantasia. Sì, assolutamente. Proponiamo non solo incontri con gli scrittori, ma proprio dei veri e propri laboratori dove possono dar sfogo alla loro fantasia con però attività sempre tinte di giallo. Ci tengo però a sottolineare che la passione per il delitto, e quindi la sezione dedicata ai bambini, misteri per piccoli lettori, propone però sempre attività molto edulcorate, nel senso che non vengono mai affrontati temi forti, sono sempre temi piuttosto divertenti legati a sparizioni, misteri, enigmi. Il programma della giornata di domenica 21 ottobre: alle 12 l'aperitivo con Valerio Varesi, con Cecilia Scerbanenco; alle 13 il brunch con Stefano Piedimonte e Salvatore Piscicelli, con Marco Proserpio; alle 14 dimostrazione del nucleo cinofili della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Como; per l'intera giornata la presenza di un elicottero del ROAN di Como, il reparto operativo aeronavale; alle 15 Massimo Carlotto con Elisabetta Bucciarelli; alle 16 Pier Giorgio Pulixi e Roberto Riccardi con Silvia Passini; alle 17 Patrick Fogli con Mauro Migliavada; alle 18 aperitivo con Piero Colaprico con Paola Pioppi. Sono allestite mostre del gruppo fotografico Immagine di Pusiano e di Umberto Torricelli. Il programma per quanto riguarda i piccoli lettori: alle 11 English Mystery, laboratorio d'inglese; alle 12 giochi, enigmi, misteri, attività ludiche libere; alle 15 disegnare il buio, laboratorio di arti figurative; alle 16.45 la merenda; alle 17 Peter Kulbach e l'investigatrice Mucca Emma, incontro con lo scrittore e la protagonista; alle 18.30 giochi, enigmi, misteri, attività ludiche. Per l'intera durata della manifestazione è allestito un mercatino di libri. La passione per il delitto, festival di narrativa poliziesca, 11ª edizione all'Ario Fiere di Erba, ancora domenica 21 ottobre. Per informazioni www.lapassioneperildelitto.it.